L'hanno vinta i ragazzi, l'ho detto mi pare altre volte, al di là della scelta, credo che chi è entrato abbia fatto qualcosa che fin lì noi non riuscivamo a fare, quindi una volta che arrivava la palla non c'era uno contro uno, non c'era gestione di palla, quindi la palla una volta che andava su tornava indietro, ma poi oltretutto con paura, la sensazione è che per un'ora noi non eravamo in campo, perlomeno il primo tempo. All'inizio della partita abbiamo faticato tanto a prendere qualsiasi cosa, dalle distanze a prendere campo, malissimo, devo dire veramente malissimo. Secondo tempo un pochino di più in equilibrio, ma comunque senza praticità a fare le cose. Poi entra Vignato, entra Macin, Caldirola che è entrato anche bene, entra D'Alessandro e si è smosso qualcosa, perché comunque al di là della partita, giocare contro il Cittadella oggi è difficile. Quindi nel momento in cui si sono aperti un po' gli spazi, quando c'è stata la possibilità, soprattutto anche in mezzo al campo, perché Macin è entrato, ha saltato due o tre volte l'uomo, ha gestito la palla da giocatore, e dopodiché è chiaro che poi dai sfogo a quelle che sono le qualità dei ragazzi. Qualità dei ragazzi che poi fanno la differenza per quello che potrebbe essere poi l'idea. Aggiungo, malissimo, quindi malissimo la prestazione, malissimo a livello caratteriale, impauriti, però aggiungo 3 punti, anzi, consentitemi di dire 6 punti. Perché la vittoria di oggi, in una partita così, averla portata a casa ha dimostrato che questa squadra, che sembra, per quello che ho appena detto, impaurita, però gioca in 10 contro 11 a Parma e fa una partita di carattere. Oggi, al 93, porta a casa un risultato contro una squadra davvero difficile. E lo sapete quanto è difficile il Cittadella. Sicuramente poca concretezza, non sono d'accordo perché comunque credo che almeno 5 o 6 palle gol abbiamo create, quindi poi forse poca incisività e anche un pizzico magari di sfortuna, perché poi quando prendi il palo sai, è questione di centimetri, poi va, questo vale anche per il palo loro. Però non credo che siano stati poco concreti, probabilmente siano stati un po' poco incisivi, però niente, fa parte del calcio e dispiace aver perso una partita che meritavi di vincere. Vista la ripartenza finale con un'infilata che si poteva evitare in qualche modo. Certo, quando prendi un gol si può sempre evitare, soprattutto in un modo del genere, siamo stati un po' ingenui perché eravamo 3 contro 1 fuori area, credo che un fallo potevi farlo, credo che da arrivare dal limite dell'area alla tua porta ci sia talmente tanto campo che in un modo o nell'altro, soprattutto al 92esimo, un gol del genere si può evitare, senza dubbio. Giovedì già in campo, come si digerisce una sconfitta del genere? È meglio giocare subito? Sicuramente è meglio giocare subito. Bisogna cercare di trasformare la rabbia che abbiamo accumulato oggi in energia positiva per giovedì. Ci aspetta un'altra partita difficile perché affrontiamo il Parma, un'altra delle favorite di questo campionato. E dobbiamo essere bravi a rialzare subito la testa perché una sconfitta come oggi sicuramente è un bel cazzotto in faccia. Dobbiamo essere bravi a reagire subito, a rialzare la testa e mettere in campo e trasformare questa rabbia in energia positiva per giovedì.